Ieri ho firmato l'ordinanza di ordine e sicurezza pubblica per la domata degli alpini che sarà qui a Treviso il 12, il 13 e 14 maggio prossimi. Città blindata ma con discrezione, quella predisposta per gli alpini dal questore di Treviso e tra gli uomini previsti i nuclei antiterrorismo. Quindi le squadre antiterrorismo della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, anche se non ci sono minacce specifiche che riguardano la donata. Rinforzi previsti soprattutto per la zona rossa, in particolare per Piazza Vittoria, dove sono attese le massime autorità. Il giorno della sfilata, che sarà il 14 maggio, è stato richiesto anche l'invio di un team di tiratori scelti perché allo sfilamento assisteranno alte cariche dello Stato. Garantita al momento la presenza del ministro della difesa Pinotti, ma non si esclude il passaggio del premier Gentiloni, oltre naturalmente al governatore del Veneto Luca Zaia, alla giunta regionale e a numerosi parlamentari trevigiani, veneti e non solo. Una festa controllata discretamente quanto capillarmente, sia da cielo che da terra. Il divieto di sorvolo per quanto riguarda gli aeromobili civili nei punti di scarico dei circa 2000 autobus che porteranno gli alpini alla donata, saranno predisposti dei particolari ostacoli per evitare che malintenzionati a bordo di autovetture o di camion possano gettarsi sulla folla.